In questa novena, ma oggi già siamo a 2 giorni dopo il termine della nostra novena, noi abbiamo attinto le affermazioni che Padre Pio fa raccontando della sua vita di preghiera, della sua esperienza di preghiera, da una lettera che lui scrive al suo padre spirituale il 1 novembre del 1913. E questa lettera è scritta da Padre Pio, perché lì Padre Pio è a Pietrelcina perché non sta tanto bene, i medici lo hanno mandato nel suo paese natale con la speranza che il respirare l'aria nativa lo potesse aiutare nel suo recupero di salute fisica. Alla fine, ecco, Padre Pio, anche dopo queste nostre brevi riflessioni, ci insegna che anche nel pregare dobbiamo avere la capacità di abbandonarci tutto nella provvidenza, come lui stesso dice. E quindi nessun pensiero della vita, delle cose avverse della vita, nessuna ansietà e sollecitudine, come dice il Padre Pio stesso, lo può mai distaccare da sentirsi spinto ad abbandonarsi tutto nella provvidenza. La vita di preghiera di Padre Pio è una vita di continua crescita. Padre Pio cresce nella preghiera ogni giorno. Cresce nella preghiera pregando, vivendo questo dialogo con il Signore. Padre Pio cresce nella preghiera percependo nel suo animo l'amore di Dio per lui, il desiderio che Dio ha di essere da lui pregato. E questa crescita, appunto, lo porta anche a liberarsi di quella confusione che lui aveva. Cioè, Padre Pio, quando gli altri venivano a conoscenza delle meraviglie che il Signore operava nella sua vita, dell'esperienza che lui viveva del Signore, Padre Pio entrava in uno stato di confusione. E non dimentichiamo che Padre Pio chiese nella prima stigmatizzazione, appunto avvenuta a Pietrelcina, la possibilità al Signore di fargli restare il dolore, ma di fargli scomparire le piaghe, perché lui ne aveva vergogna, cioè provava confusione. Bene, con la preghiera Padre Pio raggiunge anche la capacità, la libertà da questo problema interiore, perché, ecco, lui dice: la gente, se mi vede e sente le meraviglie che il Signore opera in me, vedendomi anzi peggiore e che poco profitto io fo con tutte queste grazie, tale concetto che ho di me, che non so se vi siano altri peggiori. Cioè Padre Pio si convince che lui è il peggiore e quindi dei giudizi della gente non si lascia condizionare dai giudizi della gente, ma anzi addirittura pensa che la gente, considerandolo e vedendo in lui un uomo comunque limitato, l'uomo fragile, un uomo come tanti, ma il Signore opera comunque in lui, la gente possa convertirsi e conoscere veramente l'immagine di Dio. E la preghiera ci purifica molte volte, se non sempre, dalle immagini sbagliate che noi abbiamo di Dio. E tu che immagine hai di Dio? Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!